Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 937esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, siamo sempre qui con uno Scania Next Gen, come vedete, ma per i più attenti di voi avranno notato che, beh, ora penso l'avrete notato tutti, è un bilico e non è un... Poi a parte anche che sono cambiati un po' gli interni. È un bilico, non è più una motrice. Abbiamo 60 cavalli in meno perché è un 520, non più un 560. E siamo sempre nella 1.32. Ma prima di tutto voglio invitarvi ad iscrivervi o entrare comunque nella mia azienda virtuale, nella mia VTC per Eurotruck. Trovate il link in descrizione sul tutorial su come entrare, perché è un pelo complicato, cioè non è complicato. C'è bisogno che magari qualcuno non ce la fa, ha fatto il tutorial. Niente, comodissima perché come vedete adesso noi carichiamo, non abbiamo da fare assolutamente niente, fa tutto lui, tutto in automatico e bene. Allora, siamo qui con questo vecchio camion che non avevamo usato niente, perché boh, forse tipo un viaggetto, però mi segnava 0 km, quindi avevamo usato veramente poco. Quindi per farlo girare un pochettino, le luci della retromarcia sono dei lumini da morto su questo crono. E l'avevamo fatto girare veramente poco, quindi siamo qui per farlo un pochettino girare. Carichiamo per Milano. Noi dovremmo essere a Verona se tutto va bene. Ho cambiato camion e rimorchio era a Verona. No, per Torino. E cambiato camion e tutto quanto. Abbiamo anche fatto un po' di pausetta. Intanto partiamo che sono le 5 del mattino. Non pesa niente, sono 40 quintali di processori da computer, quindi, cioè, andiamo easy. È un low deck, per chi non sapesse cos'è low deck, sono quelli, diciamo, max load, come possiamo chiamarli, che carichi il più possibile, però diciamo in altezza bassa, perché vedete il rimorchio è molto, ha delle ruote più piccole e quindi anche il camion, in modo da essere più basso e il rimorchio avere più alto volume, e il camion anche per avere, insomma, andare sotto. Anche magari come altezza, se c'hai da andare dei posti. Adesso vi parlo anche di quel discorso. Ma soprattutto per andare sotto a rimorchio, cioè semirimorchio. E per esempio in Svizzera ora non so quanto, ma non puoi superare un tot di altezza. Per cui c'è da avere il camion ribassato o qualcosa del genere. I gommoni magari già ti fanno guadagnare quel poco di più. Però metti che l'S è ancora più alto, potrebbe tornare utile metterlo. Non lo so, queste cose non le so io molto bene, quindi preferisco non dirle per dire cose false. Prendiamo qui l'autostrada e appunto ci fermeremo, usciremo poi a Torino. Quindi direi che teniamo benissimo per Malano. Volendo qua che siamo in Italia potremmo anche non usare il navigatore, però boh, ci torna utile. Soprattutto magari c'è qualche strada che sulla mappa è segnata, cioè sui cartelli è segnata, sulla mappa no, andiamo a finire tipo nei muri invisibili o cose così. E quindi conviene tenerlo acceso. Ora, qua. Il cambio è corretto? Sì, sta un po' più su di giri di quanto mi piacerebbe vederlo, però non mi fa più che bene. Verona Nord, no, noi andiamo dritti. E niente, dobbiamo andare a uscire poi a Torino, sì. Ovviamente svincoleremo, io non so come è fatta sul gioco l'autostrada. Però svincoleremo da qualche parte. E via. Cose da raccontarvi al momento non ce n'ho, se non che appunto stiamo tornando con Eurotruck piano piano, adesso vediamo un pochettino come fare. Non ve lo prometto, soprattutto dall'anno nuovo non so come andrò avanti, però per adesso ci siamo un pochettino sistemati. E
nuovi camion, mi piacerebbe fare un Mercedes, quello che se guardate sull'SCS Forum o trovate tipo di Valenian, un nome del genere, tipo Valenian XL, Mercedes MP4, è molto bello, mi piace, solo che lo sta ancora migliorando, ci sta ancora aggiungendo cose, quindi vorrei evitare di mettere una versione che poi va aggiornata, va venduta. Tra l'altro è uscita la promozione per la versione 1.33, questo video l'ho registrato il giovedì 29 novembre. Quel giorno è uscito anche il video di Eurotruck. L'altro, il video, la puntata prima di questa. E niente. È uscita la promozione per la versione 1. Non so che versione sia. Questa in teoria è la 1. No, la 2.32. 31, quindi in teoria è uscita la versione 2.30, ma a parte che ho l'email sul telefono che non l'ho cancellata. Sì, 2.32. Ho detto non la cancello, almeno me ne ricordo quando di scaricarla. E poi me ne dimenticavo anche adesso di guardarci. Sì, è uscita la nuova versione. Io come al solito non l'ho ancora scaricata. Siamo nella 1.32, forse l'ho detto già inizio video, non ricordo. Aspetto un attimino a scaricare. Il microfono è acceso, sì. Aspetto un attimino a scaricarla per due motivi. Il primo che adesso c'è il server tappato, e a parte che volendo paghi un dollaro, cosa che consiglio, e la scaricate veloce tutto in un pacchetto. Se no si può scaricare anche in parti separate, come penso farò io, perché adesso veramente prima di entrare nel 1.33 passeranno un po' di giorni almeno, forse anche settimane. Finché non c'è tutto quello che voglio io, aspetto. E quindi posso scaricare benissimo una parte al giorno. Se voglio la scarico tutta in boh, un'ora più o meno, penso di riuscire a scaricarla. Quindi non è un problema per me quello. Però aspetto un pochettino. Per starla a scaricare adesso mi sembra una cosa un po' inutile. Tra l'altro è uscita molto presto, forse 2, massimo 3 giorni dall'uscita della 1.33, perché io sono d'idea che li avesse aiutati la experimental beta della 1.33, e forse addirittura avevano già in preview, avevano già la possibilità di girare nel Mar Baltico, e già la possibilità, insomma, in teoria la promos ha cose più, l'accesso già un pochino anticipato, perché anche mi sembra, se non erro, un membro della promozione è assunto nel settore, diciamo, mappe dell'SCS, e ora non so appunto se e come, però probabilmente loro hanno qualche anticipo, sapere magari le connessioni, come già farle, così cos'ha, perché se no sì, beh, magari potrebbero averlo fatto in questo periodo, dalla experimental beta fino ad adesso, se ci sono messi sotto subito. What? Da quando? Da quando ci sono le macchine del traffico? Le macchine, senti, tu mi hai stufato. Le macchine. Aspetta, questo è casello? No. Cioè, sì, è un casello, ma nel senso è telepass. Mi è nuova che le macchine del traffico si fermino nei caselli, questa storia. Qua siamo usciti dall'autostrada, siamo usciti a Ginisello Balsamo, Sesto San Giovanni. Ma sei serio? Siamo già qua! A parte che io in realtà non farei questa strada. Occhio e croce. Perché ora non so. Voglio un attimo vederci. Infatti dicevo, ah, ok, ero convinto di essere molto più indietro. Allora siamo già tipo a metà viaggio più o meno. Infatti. Io, beh, tenendo conto che qua manca, beh, non lo so, però personalmente, boh. Anche perché non c'è Piacenza qua e manca tutto quel pezzo di strada anche. Torino-Piacenza. Sì, beh, però forse è migliore da fare. Qua siamo quindi sulla tangenziale nord di Milano. Cioè,
Le 6:58. Tra poco comincia ad esserci già. Tra un'oretta comincia ad esserci una coda. Già adesso forse un pochino un pelo presto. Tra un po' c'è una coda che non si ci muove più qua, in realtà. Per chi è di Milano lo sa, per chi è. Io quando mi capitava spesso, quando andavo con mio papà col camion, che ci bloccavamo in coda, veramente. La tangenziale di Milano è la cosa peggiore. Che poi diciamo che forse a livelli di Milano c'è magari Roma e Firenze. Penso che altro non ci sia, perché veramente Milano. Roma non lo so. Firenze anche lì so che è incasinato abbastanza. Roma non lo so. Ma veramente. Tutti i giorni, coda, 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 Milano è maledetto per la coda, veramente. Perché il telepass me lo segnava di là? Aspetta, me lo segnava tipo il telepass che devo uscire per prendere il telepass, non credo. Tangenziale qua comunque poi non si paga. Vedete, siamo usciti e ora rientriamo. Comunque è andato un pelo di differenza in tutta l'Italia. Io non mi ricordo da quanto tempo è che non vengo in Italia, ma noto un pelo di differenza in grosso modo tutto. Caselli, cartelli, quanto. Comunque ragazzi, 520 next gen con questa velocità di cambiata che è molto, diciamo, è più rapida rispetto alla serie R precedente. Va bene che siamo abbastanza vuoti, però guardate come. Ma adesso si è bloccato il gioco. Guardate come spinge. Siamo 87, non 90, almeno evitiamo un po' di multe fastidiose. Queste frecce che non so cosa significhino. Cioè, nel caso qualcuno le imbocchi al contrario, non lo so. Qua forse manca la scritta servizio aria. Io leggo sempre servizio aria. Eurotrack, su, non cominciare a tratteggiarti. Il servizio Villa Boat. Villa Boat, penso sia, sì, non lo so, nord. Questa strada penso di non averla mai fatta in tutta la mia vita. Sono abbastanza sicuro. E vabbè, comunque non ho molto da dirvi. Oh, sono tornate i loghi originali. Forse una volta le avevo tolti, tipo mi si erano tolti, ma non lo so. Sono tornati comunque. Limite di 50 penso sia in caso di nebbia, è inutile guardarci. E niente, siamo 12 minuti e 52 di video. In teoria ci arriviamo tranquilli. Abbiamo 18.000 euro di guadagno. Alt stazione. Un'altra, io odio avere i caselli tra un centimetro e l'altro. Ogni centimetro c'è un casello qua. Vabbè, ne prendiamo oltretutto anche un altro, no? No, forse là no, è l'ultimo questo. Meglio. Meglio, 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 meglio. Una cosa che mi piacerebbe vedere che aggiungessero nelle prossime versioni sono gli assistenti alla guida, tipo cruise control adattivo, sensore magari. Come si chiama? L'AEB, Advanced Emergency Brake, quello anticollisione davanti. E possibilmente quella potrebbe essere una cosa. Beh, magari neanche tanto difficile, perché già per le corsie esterne, tipo c'è il. Hanno messo una funzione già in qualche versione vecchia che suona se vai sulle righe. Ora io in teoria ce l'ho disattivata, sì, perché me ne sarei già accorto da mo' se c'era. Il lane departure warning, che praticamente se voi fate. Ora c'è una macchina, non posso farvelo vedere. Ma se voi fate una cosa del genere, ce n'è un'altra. Così, per esempio, come ho fatto adesso, lui suona e vi rompe che dice: occhio che state andando fuori strada. Così, cos'ha questa macchina? Boh, io mi infilo. Cruise control attivo è quello che secondo me sarebbe la figata più totale, perché. Cioè, per chi non sa come funziona, tu lo metti,
e 7 posti a distanza dal veicolo davanti, che può essere regolato in 5, cioè, diciamo vicino, un po' meno vicino, medio, lontano, ancora più lontano, diciamo. E lui ti tiene automaticamente una certa distanza, appunto, impostata dal camion o comunque dal veicolo davanti. Ed è una cosa bella davvero. Cioè, in realtà non l'ho mai provato, però immagino che sia una bella cosa. Ora usciamo qua. Comunque è molto easy da guidare a vuoto questo camion. A parte che gli Scania, questi qua next gen, sono molto, diciamo, non è che sono più facili da guidare, però si guidano meglio, quindi è una guida un pochino più tranquilla. Gli altri, poi vabbè, magari essendo più basso, più leggero, è molto stabile. Potenza ne ha, perché guardate come stiamo salendo. Per il resto basta. È buono. Gli esterni non mi piacciono. Unica critica. Proprio l'esterno di questo mi fa schifo. Poi i camion low deck a me personalmente non piacciono, ma gli Scania Next Gen non mi piacciono, lo sapete, l'ho sempre detto. Come per gli Streamline, dicevo, bisogna abituarsi, perché all'inizio a me non piacevano gli Streamline. Bisogna abituarsi, bisogna abituarsi. Ci ho messo qualche mese barra un anno ad abituarmi. Qua c'è un semaforo, infatti. Qualche mese barra un anno ad abituarmi e poi abituarmici. E ora mi piacciono più ancora degli altri, degli RD. Ho questo qua, oramai sono più di 2 anni che è fuori, ma io ogni volta che lo vedo mi sembra sempre più brutto. Cioè, con la linea, a mio parere, fantastica che avevano, diciamo, gli R della generazione precedente, questo qua, boh, non mi dice niente. Ora mettiamo la visuale dentro prima che faccia un frontale. Poi che sia migliorato quello non si ci può dire niente, perché lo è, sia come interno sia come guidabilità, tutto quanto, mettete quello che volete, però a me non mi piace. Cioè, gli interni mi piacciono un casino, però il resto no. Sono l'unica cosa che mi piacciono, forse gli interni. Overtrack, non laggare, perché chissà perché ogni tanto si mette a laggare, tira questi lag così, senza motivo, eh. Perfetto, eccoci arrivati, invio. Mostrami tutti i risultati e continuo. Ecco fatto. Ora per farvi giusto un attimo vedere, vi faccio. Sì, va bene. Faccio vedere desktop, ecco. Desktop ho detto. Ecco qua. Qui c'è il programma che abbiamo, che uso per appunto l'azienda virtuale. Se noi andiamo qua, apriamo. No, aspetta, devo fare così, ecco qua. Qui ci segna primo viaggio, inviato, ETS2, il gioco, Verona, Torino, 325 km, 18.974. Andiamo qua, come vedete, c'è già panoramica di oggi, sono l'unico che ha fatto un viaggio oggi. Diario di bordo, Torino, vabbè, questo che l'avevo già fatto l'altra volta, Verona, Torino, processori, andiamo su dettagli. Come potete vedere, distanza programmata 3,23, guidata 3,25, chissà come mai, ho fatto 3 km in più del dovuto. Reati niente, XP, tempo rimanente, Scania R, 31,1 litri ogni 100 km, che è un buonissimo consumo. Massima velocità raggiunta 90.
Niente, peso 4.438 kg, da Pospide, da Transinet, che poi fossero nel gioco di Tereali per noi è diverso, e niente. Detto questo, ragazzi, torniamo su Eurotrack, dove io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito di nuovo ad iscrivervi.